Bentrovati nel salottino Coop di A Tutto Volume, amici di Libreriamo, siamo qui con Gaia Tortora. Qui al nostro festival con Testa Alta e Avanti, e racconta ciò che è accaduto al padre. È emozionante, immagino, portare in questo libro una storia che ti ha toccato anche in maniera personale, però perché è giusto raccontarla? Doloroso e molto faticoso, sinceramente, però credo che sia importante, come giustamente dicevi tu, perché ci sono tante persone che vivono esperienze simili, vicende simili, quello che io definisco sempre un viaggio all'inferno. So come si sentono sole, si sentono abbandonate, si sentono stritolate da un sistema, e io spero, almeno con questo libro, che si sentano un po' meno sole. Anche perché quando è accaduto tu eri anche ancora a scuola, quindi giovanissima. Avevo 14 anni, sì, avevo 14 anni, era il giorno dell'esame di terza media e in realtà doveva essere un giorno felice, appunto, emozionante, di crescita, di festeggiamenti, e invece in poche ore la mia vita è cambiata per sempre. Cosa ti senti di dire ai lettori, cosa troveranno in questo libro, e magari un messaggio che intendi lanciare tramite questo libro? Il messaggio è quello di non credere mai alle versioni che vengono fornite così tout court, ma di cercare di prendere più fonti per farsi un'opinione propria, di andare insomma un po' oltre a quello che viene magari in quel momento anche sì dalla stampa fornito, e di aspettare prima di dare un giudizio. Grazie mille, allora a questo Grazie punto a non ci resta che leggerlo. Grazie.